Questo è il rintocco delle ore 16, orario, diciamo, in cui appunto ci esce dal ristorante il centro Stella Michelin, già da parecchio tempo, si mantiene in questo mio tour a trovare, a salutare, diciamo, gli amici, no? Quelli che conosciamo già, che poi in molti casi sono anche le novità, ecco, nel senso che c'è quello che apre anche la pizzeria o cambia, no? C'è sempre questo avvicendamento, mentre qui sembra che sia tutto stazionario al centro, qui con la chef, a cui consiglio sempre, come tutte le donne che intervisto, di specificare la doppia F e che fa parte del francese, ecco, quindi come sommelier diventa sommeliere, c'è anche un accento in più e una E finale, invece nel caso di chef, essendo anche un nome breve, si raddoppia la F, la E però la pronuncia è la stessa. Ecco qua, sono con la signora Corbero, ma in Corbero. realtà un'altra cosa è il cognome della signorina, ovvero... Quindi io sono Elide Mollo, che fortunatamente quando avevo l'età di 24 anni ho conosciuto mio marito, quindi Enrico Cordero, e di conseguenza quando mi presento mi piace dire Elide Mollo, ma in Cordero, perché dai 24 anni ad oggi, che ne sono passati una manciata, e insomma la mia vita l'ho condivisa con lui in tutto e per tutto, quindi mi Mia piace. moglie non lo fa, lei è l'architetto Pondi, Crociani non esiste. Mia figlia invece, che è No. figlia unica praticamente, ha chiamato i miei nipotini praticamente col suo cognome, quindi si chiamano Crociani Alberto Carlos. Questa è una sorpresa che non mi aspettavo, e quindi ci sono comunque degli escamotage. Bene, noi siamo qui come al solito a parlare chiaramente di cucina con una cuoca, tra l'altro molto, molto considerata. Anche il ristorante, devo dire, è comunque un evergreen, ecco perché è tutto stazionario, nel senso che come dire, meriterebbe anche di più. Ecco, però insomma, tra l'altro c'è una cosa che ricordo con molto piacere, che lei poi mi ha anche aggiornato, perché molte volte il ristorante poi non si finiscono i discorsi, perché qui sarebbe passato Ferran Adrià, questo celebre appunto Sì. chef della cucina molecolare, che però, come ha fatto nella sua vita, io appunto lo sa, prima di creare praticamente aveva copiato tutti, quindi era andato nei grandi chef di Francia, no? È stato il rivoluzionario della Esatto, cucina, esatto. Quindi Adrià. lui prima ha preso un po' tutto quello che si faceva in Francia, in modo particolare. Spegniamo un attimo questa cosa, ecco, quindi è andato a vedere un po' tutto, quindi poi a un certo punto non c'era neanche più niente da copiare, detto sinceramente, poi un certo Jacques-Maximin Anissa, chef del Negresco appunto ai tempi, gli disse tu non devi copiarci i piatti, poi rifai al tuo il bulli, no? Devi creare, quindi evidentemente lui ha preso la palla al balzo, quindi immagino che quando ha avuto l'occasione di passare di qua, di essere in Langa, dove c'è No, questa stagione che non è né l'estate né l'inverno, è nel mezzo, sono no, 2 mesi, ecco, lui era che attirano tutti, ecco. sì, però da noi lui era venuto in tarda primavera e quindi è un menù molto ben diverso dal menù autunnale, no? Quindi piatti molto freschi, il carpione, piatti primaverili. E io mi ricordo che l'avevo fatto proprio assaggiare alla cucina di territorio, tutti i piatti veramente tipici. E l'avevo fatto anche assaggiare l'anguilla in carpione. Ma mi ricordo che ad ogni piatto, che lui era entusiasta e gli piacevano veramente tanto, perché diceva: ci cioè, sono piatti veramente di gusto. E io le dicevo: ma scusa, ma tu come li faresti? E lui mi veramente, no, ma tantissime idee. Questa farei io la spuma, questo lo farei il liquido, questo ci metterei l'involucro. In un attimo, i piatti che io le avevo fatto, che avevo cucinato per lui, avevano preso una forma, una consistenza completamente diversa. E era un vulcano di idee in quel momento, no? Quindi io sono rimasto, ho detto: no, no, la mia anguilla rimane infarinata, fritta col suo carpione, così ridendo e scherzando. Però lui, la genialità sua, no? Era veramente di trasformare questi piatti in qualcosa di incredibile, ma con un'altra forma, un altro aspetto.
anche per poterli mantenere, perché magari sa, col tempo potrebbero non scomparire, non esserci più, visto che poi Bernardi ha un po' anche ideato la sferificazione, quindi sì, anche il caviale non caviale, no? Se vogliamo, appunto una cosa del genere. Quindi questa è una cosa che mi aveva sicuramente colpito, ma in realtà io sono qui anche un po' perché poi mi ricordo del fatto che con suo marito si parlava che qui vengono molti di Forlì. No, io sono nato a Forlì, quindi sono appunto romagnolo, questa cosa mi ha sorpreso parecchio. Ecco, quindi c'è questo legame strano con Forlì, perché c'è un'azienda di vini che è effettivamente di un forlivese. Esatto, che è il signor Martini. Esatto. Ma abbiamo, al di là del cliente, abbiamo un rapporto di amicizia meraviglioso, perché lui è veramente una persona straordinaria. E quindi per noi è veramente anche un ottimo cliente. Abbiamo veramente un buon ci fu questa battuta, e devo dire che le sorprese non finiscono, perché c'è questo legame, non so se lo possiamo dire, appunto anche no, nell'ambito della vostra famiglia, non con l'azienda di questo signore qua, che poi in Romagna è il Podere dal Nespoli. Non so se vi intanto nel frattempo vi siete informati, conoscete un po' meglio la Romagna. Lei ha fatto un pranzo in Nespoli. Noi siamo andati giù, abbiamo anche cucinato là. Non l'ho saputo, mi siete sfuggiti. Sì, quando è successo? Siamo andati due anni fa, credo, la data. Allora, mi auguro insomma che accada qualcosa anche a Predappio, o comunque speriamo, prima di arrivare a Predappio, perché insomma, c'è un'azienda di vini che parte da Fiumana e finisce a, a Predappio, o viceversa. Sì, ecco, ma poi a Predappio c'è una ragazza meravigliosa, straordinaria, so che fa un buon vino. E quindi speriamo che questi legami diventano un po' più solidi e sostanziosi, magari si arriva a un matrimonio, chi lo sa, secondo me c'è un sommelier, perché è una bella ragazza questa, si chiama Chiara Gondello, che piace alle sommelier, ma anche il sommelier su Sangiovese in effetti è in parecchie carte. E quindi bene, so, viva la Romagna, quindi vedo che conoscete molto bene. E quindi bene, quindi attualmente invece cosa proponete? Cioè voi vi siete lasciati trasportare un po' da questa tendenza dei ristoranti stellati, quella del percorso, quella no? Di abbandonare la carta in un certo senso? Allora, noi siamo stati ancorati, ma per tantissimo tempo, credo fino a 7-8 anni fa, dove per noi era indispensabile dialogare col cliente. Quindi noi fino a qualche anno fa, quando si sedevano i clienti al tavolo, mio marito, mio figlio o chi seguiva la sala con loro, di andare a raccontare il menù a voce, quindi si andavano a spiegare i piatti a voce e poi magari finito di raccontare tutto il menù c'era il cliente che diceva scusi Cordero Enrico non mi ricordo più, e quindi questo era un dialogare, era una forma di contatto con i clienti che a noi ad oggi manca un po', e quindi noi l'abbiamo sempre raccontato, il cliente poi sceglieva, diceva mi ha detto questo però, e quindi sceglieva poi i piatti. Tante persone. Sì. Questo è il signor Cordero, il maestro di sala, sommelier eccetera eccetera, resta una manager. Sì. Poi ci sono anche delle camere, ci sono anche ecco. E quindi poi di lì siamo passati a dire vabbè ma facciamo la carta, sembrava che buona parte dei clienti avessero piacere. Ah, non c'era la carta? Non c'era, c'era solo proprio il menù proprio ristorante, perché menù il ristorante sarebbe questo. Sì, sarebbe quello con voce. Cui, ecco, non quello che eviti, ma proprio quello che ci dovrebbe essere, no? E poi abbiamo iniziato a scrivere sulla carta e quindi a proporre la carta così scritta. A mio marito insomma questa cosa l'ha patita un po', no? Perché lui era abituato quindi a raccontare. Dopodiché, quindi lui il QR code è un po' come no? Un po' di insomma di allergia, le dà un po' di scossa elettrica, esatto, un po' come il crocifisso per il diavolo, no? In un certo senso, ecco. Quindi, bene. Io ricordo anche quel gelato che apprezzai molto, che sembrava una cosa complicatissima, e in realtà era un semplice gelato al torrone di ceretto, esatto, se non ricordo male, esatto. Che era, come dire, così avvolto, che già faceva... Era goloso, ma era anche bello esteticamente, perché poi è comunque un colpo che si fa quando si prende il gelato, cioè intero, no? In cucina,
e quindi poi lo si deve un po' tagliare, no? Sì, e quindi avvolgere, sì, e quindi aveva, non so se sono stato fortunato io che, no, che era, no, è proprio così, è servito il momento. Sì, quindi, che poi ti dimostra anche appunto che il gelato di grande qualità, chiaramente se lo vedi così come l'ho visto io, chiaramente sai che è anche buono. Sì. Ecco, quindi sì. Lo fate ancora? In questo periodo non ce l'abbiamo, però lo facciamo ancora. Ah, ecco, quindi è uno dei classici. No, è uno dei classici, cioè noi manteniamo i nostri classici, diciamo che li manteniamo comunque nell'arco dell'anno a ruota, perché ne abbiamo veramente tanti, e quindi si va sempre un po' ad avere due o tre dolci come antipasti, primi e secondi, cerchiamo il classico di mantenerlo sempre, come il gelato alla nocciola, come tanti piatti, il classico pling è tutto l'anno in carta, i tagliarin cambiando i ragù, sì. Tartufo, e sono piatti che sono, diciamo, un po' i pilastri di questo ristorante. Ti dico, come menù, come proposta, è tutto alla carta o c'è anche la forma, per esempio tartufo, non so. Allora, noi in questo periodo il cliente, se vuole, può farsi lui un menù base tartufo. Noi impostiamo in questo periodo qua un menù dove c'è la possibilità anche di abbinarci il tartufo, quindi ci sono dei piatti che possono andare con il tartufo, alcuni no, noi stabiliamo un menù. Poi c'è la carta con dei piatti anche lì, tartufo o non, se il cliente dice no, io voglio mangiare tutto base tartufo, è ovvio, le facciamo tutto base tartufo. E diciamo che in questo periodo la richiesta del tartufo è davvero tanta, anche perché la stagione inizia adesso, si spera che il tempo accompagni, quindi avremo bisogno che venisse fuori un po' di sole, asciugasse un po' il terreno, quindi alternato pioggia e sole sarebbe l'ideale per il tartufo. Però quest'anno, insomma, speriamo di avere davanti una buona stagione. Ecco, quindi formule, diciamo, pacchetto completo. Lo facciamo. Sì, sarebbe per dire anche un prezzo. Allora, dunque, noi partiamo comunque con la carne cruda perché è il nostro simbolo, e poi vabbè, la fonduta con i cardi, perché dove si può trovare la fonduta con i cardi, abbiamo dei prodotti meravigliosi, certo, qua. Certo. E dopodiché possiamo servirla, facciamo anche una 1000 foglie di tapinambur con una leggera bagnacauda, e quindi che sono strepitosi. Poi abbiamo i classici pling, i tagliarin, oppure ci sono dei ravioli di coniglio con una fonduta di Castelmagno, che il tartufo sopra è la morte sua. I piatti, sì, perfetto, sì. Piatti chiaramente del territorio, ecco, con la materia ecco, prima ecco, del ecco, territorio. Ecco, quindi bene, complimenti quindi al centro, ci sono queste camere. Quindi poco distante dal ristorante, 100 metri dal ristorante, ecco. E diciamo è un locale molto piccolo, 6 camere, io lo dico sempre, noi la chiamiamo dimora Cordero perché è veramente piccolino, un fiore all'occhiello, diciamo, no? Che abbiamo voluto dare la possibilità ai clienti, per chi arriva da fuori, se vuole fermarsi a dormire da noi, certo che è molto francese, no, diciamo di sì, ecco, cenare a 50 metri, 70 metri con la stanza, delle suite, quindi bene, quindi qui dal centro, diciamo, è tutto, non so se sono altre cose che vogliamo dire in chiusura. No, mio figlio poi ha aperto, c'è una cantina sotto che credo ne valga la pena di visitare, perché veramente c'è, diciamo, tutta l'Italia e la Francia, c'è tutto il mondo, diciamo, in cantina, e quindi credo per chi ha piacere Cordero di conoscere il vino, sì, ha piacere di conoscere il vino e farsi una cultura del vino, ne vale la pena davvero visitarla, solo su prenotazione, non è che uno arriva e dice possiamo andare in cantina, perché insomma ci va anche... Ah, c'è anche questa cosa. Sì, questa cosa qua della cantina, e poi lui dall'anno scorso ha aperto una sua importazione di vini francesi, e quindi diciamo che dorme molto poco, ma riesce a seguire il bene, tutto. Bene, bene. Poi gli chiediamo se c'è... di Chiara Condello il 2010, che ho visto durante il Merano Wine Festival, sì, una cena al Castello Strasburg. Puoi venire, Giampiero, se hai tempo. Che mi sembra un po' strano, però molto probabilmente esiste, molto probabilmente si faceva quando era già bambina, ancora bambina la Chiara, ecco, no, adesso
adesso quindi, lo chiediamo, perché qui da Priocca, sì, quindi che è una di queste, siamo in Roero, sì, ecco, quindi una di queste colline attorno ad Alba, dove appunto si trova proprio chiaramente nel centro storico, si trova appunto l'omonimo ristorante, appunto il centro. Il centro. Stella Michelin.